Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra lezione del corso di After Effects. Oggi vediamo ancora l'importazione, però dal punto di vista dei file di grafica. E per grafica intendo JPEG, PNG, file che vengono da Illustrator, da Photoshop, vediamoli un po' tutti. Vado a fare doppio clic nella finestra di progetto. Ho preparato per la lezione 5 una cartella footage con vario materiale. Incominciamo da quelli più semplici, per esempio i file JPEG, come questo, si importano col solito sistema, si seleziona il file e si importa, non bisogna fare nient'altro. Ed eccolo qua, il file con le sue caratteristiche. I file PNG, eccolo qui uno, anche questi si importano con lo stesso metodo, cioè si seleziona il file e lo si importa. La differenza tra i JPEG e i PNG è che i PNG possono avere anche la trasparenza. Per esempio questo file qua, se lo vado a visionare, vedo che è la foto di un televisore ma scontornato e quindi col fondo trasparente. Ok, adesso vediamo un file Illustrator. Ecco, qui bisogna stare attenti perché i file di Illustrator possono avere più di un livello al loro interno. Per cui, durante l'importazione, sta a me decidere se il file importato mantiene i livelli separati oppure se tutti i livelli contenuti nel file di Illustrator diventano un livello solo in After Effects. Per esempio, questo file qua, vaso con fiore, io so che è fatto da più livelli. Lo so perché se lo vado ad aprire in Illustrator, eccolo qua, qui a destra nella palette dei livelli, vedo che è composto da parecchi livelli. Ora, quando io sono in After Effects, seleziono questo file e prima di cliccare sul bottone Open per importarlo, devo specificare cosa voglio fare di questi livelli, li voglio mantenere separati oppure no. Tutto dipende dalla voce che io scelgo nel menu Import As. Se io lasciassi la voce footage così com'è, quegli n livelli praticamente si ricompattano in un livello solo. Se invece io scegliessi una delle altre due voci, composition o composition retain layer sizes, e di solito si sceglie l'ultimo, composition retain layer size, ecco, ed è quello che io faccio. Quando vado a importare, il file di Illustrator è questo qui. Se io ci faccio doppio clic sopra, si apre nella timeline e io vedo tutti i livelli contenuti nel file Illustrator. Dunque, non solo il file è separato in livelli, ho anche una cartella che contiene i singoli livelli, che è importante che rimangano qui, non li posso cancellare, perché se li cancello spariscono dalla composizione che li contiene, ma poi vedremo in seguito. Ok. Faccio un passo indietro adesso. Se invece avessi sempre selezionato questo file qua, ma avessi scelto o lasciato la voce footage, durante l'importazione quei livelli separati, ecco che adesso vaso con fiore, doppio clic, è un file composto da un unico livello, per cui non posso più fare lavorazioni separate, che ne so, sui petali o sul vaso o sul gambo, perché sono un unico livello. Quindi in questo caso specifico dovevo proprio importarlo con la voce Composition Retain Layer Sizes. Però, per esempio, pacco regalo, anche questo è un file Illustrator, ma se io vado a vederlo direttamente in Illustrator, mi accorgo che è fatto da un unico layer. Per cui in After Effects è praticamente inutile che io lo importi come Composition, tanto è comunque solo un livello, per cui lascio footage e lo importo footage. Per cui per i file Illustrator bisogna stare attenti. Sono multilivello e dipende da me se quei livelli rimangono separati o no, scegliendo la voce Composition Retain Layer Sizes se si vogliono mantenere separati i livelli e footage se invece non ci interessa mantenere i livelli separati oppure se il file è composto da un unico livello. Ok, ora vediamo invece l'altro tipo di file che ha la possibilità di avere più livelli, che è il file Photoshop. Per esempio, questo file qui, PSD sta per Photoshop, ghiacciaio. Io so che questo file qua è composto, lo vedete, da più livelli.
un po' come il disegno del fiore di prima, cioè la foto è scomposta, vi faccio vedere tutti i singoli livelli, da più strati che messi insieme fanno la fotografia. Bene, quando io sono alla finestra di import, seleziono ghiacciaio, anche qui ho le stesse voci di prima. Footage, composition e composition retain layer size, per cui se voglio mantenere quei livelli separati devo scegliere l'ultimo. In più c'è anche la possibilità di mantenere separati degli effetti, degli stili di livello che vediamo tra un attimo. Si possono lasciare separati oppure fonderli nei livelli, spesso li si fondono nei livelli. Comunque, in ogni caso, ghiacciaio, eccolo qui, ci faccio doppio clic sopra ed è fatto dai suoi strati. Se avessi scelto invece, doppio clic di nuovo, scegliendo ghiacciaio, la voce footage e insistendo su footage una seconda volta, quegli 5-6 strati sarebbero diventati un'unica fotografia, praticamente un unico strato. Anche qui sta a me decidere se mi sta bene tenere i livelli separati oppure no. Con Photoshop le cose possono anche diventare molto più complicate. Per esempio, questo file qui, Badge Corso, io so che è fatto, andiamo a vederlo in Photoshop, è una cartella che contiene un'altra cartella insieme ad una forma, a un altro livello. Per cui se io qui dico che voglio importare questo file come Composition Retain Layer Sizes e do l'ok, questo file se io lo vado a aprire, è molto complesso. Al primo livello c'è una composizione che è praticamente la prima cartella. Se ci faccio doppio clic, c'è la cartella, faccio vedere di nuovo la cartella della fascetta in After Effects e di nuovo questa composizione con la stella. Dentro fascetta c'è dentro un'altra composizione che a sua volta contiene gli ultimi due livelli, che sono questi qua. Per cui con il file di Photoshop addirittura può essere molto complesso il livello di strati e sottostrati, mentre per i file di Illustrator la situazione è molto più semplice. After Effects va solo a vedere i livelli, non gli interessa cosa succede dentro i livelli. Per esempio, qua dentro il livello Petali 2 ci sarebbero tanti piccoli strati di disegni, di tracciati. Però After Effects non li va a vedere, prende tutto insieme il livello Petali 2 così com'è. Mentre per Photoshop no, cioè mantiene veramente tutto scomposto, le cartelle, i vari livelli, che siano livelli di disegno, livelli di aggiustamento e persino, ecco, questi stili di livelli in After Effects, eccoli qua, sono queste voci qua dentro, Layer Style, che erano separati in Photoshop e rimangono separati in After Effects. Per cui ricapitoliamo un po' tutto il discorso. Quando importo file di grafica, in generale ci possono essere file semplici tipo JPEG, questo, dei PNG. I PNG possono avere anche la trasparenza, abbiamo visto, oppure ci possono essere file tipo Illustrator e Photoshop che sono più complessi, sono a strati. Quelli di Illustrator hanno semplicemente dei livelli semplici. Quelli di Photoshop possono avere una struttura anche molto complessa. Bene, e per questa lezione è tutto. Ciao, ci vediamo alla prossima.